Grazie a tutti che siete intervenuti questa sera. Ci tenevo, con le persone che conosco io e che conosce il mio staff, che è formato da Dario Del Buono, il professor Rosati e il terzo che manca, penso che stia arrivando, Francesco Gigantiello, cerchiamo di presentare alle persone che conosciamo, che stimiamo e che sappiamo che hanno comunque un interesse, una passione civile, cerchiamo di spiegare che scelta noi abbiamo fatto e di conseguenza su quale scelta vogliamo coinvolgere anche le persone che riteniamo possano avere un ruolo all'interno di una proposta politica. In questo momento il MIR, Moderati di Rivoluzione, non è a tutti gli effetti un partito, anche perché non si è ancora mai presentato a nessuna elezione e di conseguenza quando un aggregato politico non si presenta a collezioni, si può chiamare movimento, sicuramente non si può chiamare partito. Sicuramente questo movimento ha un presidente, il presidente si chiama Gian Piero Samorì, qualcuno ha avuto la possibilità di salutarlo all'entrata, è un professore universitario di Bologna, nonché è un uomo che fa l'avvocato ed è un uomo che è all'interno dell'alta finanza, quindi nel mondo dell'imprenditoria. Ma sedete, signora. Se posso, ci stanno. Tanto si alzano i cavalieri, c'è problema. Tipo Dario. Vai, Dario. E il punto è questo qui. Il movimento è schierato all'interno del centrodestra. Soprattutto a questo movimento stanno aderendo molti amministratori locali che fino a qualche mese fa facevano parte del Popolo della Libertà, ma in forma critica non si sentono più rappresentati da quel soggetto politico e quindi dal Partito del Popolo della Libertà, perché pur condividendo le linee programmatiche che ci sono state espresse e quelle che forse ci ricordiamo con maggior memoria sono quelle relative al 2008, quindi avete sentito la rivoluzione liberale, l'idea dell'etica del fare, il fatto che il rapporto tra cittadino e burocrazia doveva essere invertito, lo Stato molto più leggero, si parlava del taglio delle province, fino anzi alla cancellazione delle province, si parlava di cercare di instaurare il presidenzialismo, cioè tutta una serie di battaglie politiche e quindi cambiamenti che il nostro Paese doveva fare nel 2008, ma in alcuni versi doveva fare nel 2001, e oggi siamo arrivati nel 2013, tutti questi cambiamenti non sono stati realizzati, il punto di arrivo e quindi la situazione in cui ci troviamo oggi è sotto gli occhi di tutti. È uno Stato completamente iniquo, in questo momento sono aumentati a livello spaventoso il numero di disoccupati, sono aumentati a livello spaventoso le persone che, pur appartenendo prima a un ceto medio, che una volta in Italia il ceto medio, lui è terzo e Francesco Gigantiello, sempre del mio staff, pur appartenendo a una fascia sociale che comunque sapeva cavarsela da sola, quindi sapeva comunque prodigarsi nella propria attività lavorativa, sia in carattere autonomo che in carattere dipendente, ma sapeva comunque e riusciva ad organizzarsi la propria vita sociale o la propria vita di famiglia senza nessun problema. Se voi oggi fate una lettura vera, veritiera e cosciente, tutta questa fascia sociale del ceto medio non esiste più. È completamente scivolata in basso. Persone che voi conoscevate e che comunque ritenevate persone che con una casa di proprietà, con un lavoro stabile, con la possibilità comunque di fare una vita decente o altro, sono scivolate verso il basso. Non solo, ma si sono trascinate in basso il ceto più semplice che lavorava nell'ambito del ceto medio. Noi abbiamo visto i cantieri, in Marca, eccetera, chiusi, sparito completamente, la gente licenziata. Allora, il professor Samorì ha pensato, e su questo ha coinvolto delle persone, tra cui io, che, come sanno alcuni, proprio perché disgustato
dal modo in cui il Popolo della Libertà era stato organizzato e il modo in cui la politica veniva organizzata in tutte le istituzioni dove noi governavamo, perché noi, nessuno se lo deve dimenticare, ma negli ultimi anni eravamo al governo della città di Roma, eravamo al governo della regione Lazio, eravamo al governo nazionale. Possiamo togliere forse l'ultimo anno di governo nazionale, ma comunque, pur non essendo più con Berlusconi alla guida del governo, comunque eravamo il partito di maggioranza relativa che appoggiava questa formazione di tecnici e altro. Pur avendo tutte queste responsabilità, siamo riusciti, e quindi questa realtà politica è riuscita a deludere su tutti quanti i piani. Per questo io ho fatto la scelta personale, parlando con alcuni amici, con delle realtà forti che ci appoggiano. Mi sono arrivate nel corso di questi due giorni delle lettere importanti da parte del presidente regionale di Confartigianato, il quale ha espresso formalmente al professor Samorì che il mio inserimento all'interno di questo partito implica che il partito ha una sua credibilità in Regione Lazio per quello che potrà significare il futuro delle piccole e medie imprese e quindi la ripresa dal punto di vista economico di queste realtà imprenditoriali. Un'altra lettera è stata scritta da parte dell'Assobar, dell'associazione che al suo interno ha tutti gli esercenti che voi conoscete, bar, latterie, pasticcerie o altro. La stessa lettera è stata scritta dalla Confipe, che è una realtà che raggruppa a livello nazionale, adesso in questo momento molto molto forte anche nel Regione Lazio, tutto il settore dei acconciatori e degli estetisti. La stessa altra lettera è stata scritta da parte delle associazioni nazionali su tutto il territorio nazionale che si occupano della difesa dei malati, soprattutto dei malati da trasfusioni, vaccinazioni ad emoderivati. Tutte queste associazioni hanno espresso un parere politico di convergenza. C'è anche il settore del trasporto persone, della CISL, del trasporto persone. Tutte queste realtà hanno espresso un parere di convergenza verso questa iniziativa politica. Io cerco di riassumerla brevemente perché poi andrò al nocciolo dell'incontro di oggi. Io non sto adesso in questo momento facendo campagna elettorale incontrando voi, non è un discorso di campagna elettorale per me, per questo è un discorso di parlare con delle persone e chiedervi di coinvolgervi in prima persona, valutando sicuramente le vostre competenze, capacità e abilità, e chiedendovi quindi di scendere in campo candidandovi ai vari livelli amministrativi che andranno a scadenza qui in Regione Lazio. I punti del programma sono chiari. Noi partiamo dal presupposto che riteniamo tre figure oggi da tutelare come movimento politico e quindi come partito, una volta che saremo, i nostri delegati saranno all'interno del Parlamento italiano. Il primo è quello dell'imprenditorialità. Per noi l'imprenditore nella sua attività va difeso al 100%. Quando l'imprenditore è onesto, quando l'imprenditore rispetta le leggi, non deve essere vessato da nessun altro cavillo burocratico o da una pressione fiscale che in questo momento sta mettendo nelle condizioni le imprese di chiudere o di delocalizzare nei stati nostri confinanti. Vi dico solo una cosa semplicissima: tutti parlano che si delocalizza in Cina, in India, in Romania o altro, ma la vera industria italiana, quella che conta tantissimo, cioè quella che produce, quella che fa fatturato, quella che versa milioni di euro, se non addirittura miliardi di euro alle casse dello Stato, è quella grande industria del centro-nord che voi conoscete produttiva, che si trova a dover pagare un regime di tassazione. Io vi parlo di regime di tassazione, quello che è riconducibile rapidamente, che è quello del 48%, in certi casi del 43%, e si trova al confine l'Austria, che è un paese dell'Unione Europea, che tassa le imprese al 24%. Cioè, voi potete immaginare come per il sistema imprenditoriale sia, da una parte, sia veramente un invito ad uscire e andarsene. La Svizzera, che è un altro nostro paese confinante, pur non facendo parte dell'Unione Europea, addirittura tassa a un punto in più percentuale rispetto a quello che tassa l'Austria, al 25%, e poi ha
sull'aumento di ricchezza un'altra piccola patrimoniale del 10, ma ha creato delle condizioni, vedendo il nostro paese come si stava comportando e come stava comportando la nostra politica e altro, ha fatto delle proposte al sistema imprenditoriale italiano e al sistema della ricerca italiana, quindi ai nostri giovani, del tipo: tu vieni qui, trasferisci e delocalizza la tua azienda, noi ti diamo gratuitamente fabbricati, ti diamo gratuitamente il sistema di trasporto delle merci, e quello che ci devi a noi è solamente il 25% degli utili della tua impresa. Cioè, voi potete capire, potete immaginare che questo significa veramente andare a spogliare il sistema. Ma sapete qual è l'impresa che ancora non se n'è andata? Quella che vive in un campo di privilegi, o quelle che proprio addirittura devono conservare, perché devono conservare il reddito della propria famiglia, o conservare i redditi delle famiglie dei loro dipendenti, perché ci sono veramente degli imprenditori che hanno a cuore veramente le persone con le quali lavorano ormai da decina di anni. Io specifico fortemente quello di chi vive in situazioni privilegiate, faccio esempio la famiglia Benetton, non se ne andranno mai, perché loro gestiscono, per esempio, hanno il 51% delle grandi stazioni. Questi praticamente hanno avuto dallo Stato in privilegio, pagando tasse allo stesso livello degli altri imprenditori, hanno avuto i più grandi centri commerciali italiani. Voi immaginate le grandi stazioni quanto valgono dal punto di vista commerciale. E chi è che specula e guadagna i redditi su questo? Guadagna chi resta lì, quindi la società Autogrill, la famiglia Benetton o altro. Non bastasse questo, sono gli stessi che sono i concessionari delle autostrade. Perché pensate che le autostrade sia merito loro? Cioè, quando ti mettono una miniera d'oro, perché voi dovete immaginare che l'autostrada, non dico una miniera d'oro, ma se dovessi fare un paragone semplicissimo, è come avere un pozzo petrolifero in Arabia. Cioè, tu c'hai una strada che obbligatoriamente passa, e quindi hai una impresa che comunque ti dà reddito, perché comunque l'italiano passa e ti fornisce reddito. Ecco, questi sono gli altri imprenditori che restano, ma non hanno la coscienza, come non l'ha avuta la politica fino ad oggi, di rimboccarsi le maniche in un momento di crisi e dire: io sto ottenendo tanto, quindi è il momento in cui io do tanto al mio territorio. C'è completo benefreghismo. Avete visto le situazioni dei terremotati in Emilia-Romagna? Chi sono a fare gli interventi di beneficenza, o chi sono a fare gli interventi umanitari? La solita protezione civile, poi ci sono alcune grandi enti di benefici che cercano di raccogliere fondi o altro, ma voi non avete visto scendere in campo l'impresa, quella che fino ad oggi ha goduto dei veri privilegi. Secondo noi questo deve finire. Noi vogliamo tutelare la vera imprenditorialità. Secondo passo, vogliamo tutelare veramente il lavoro. Cioè, il lavoro, anche questo, è vessato oggi nel nostro paese. Non c'è la possibilità di lavorare. Immaginate la prospettiva che c'è di un lavoro quando in tutto quanto Europa, nei lavori quelli di manifattieri, nei lavori dove una volta noi, diciamo così, o ancora adesso, eravamo i leader sia come numero di occupati, ma anche come numero di fatturato e come capacità di fatturato, gli stipendi nostri, se paragonati a quelli della Germania, sono ridicoli. Oggi i nostri impiegati o i nostri operai guadagnano la metà di quello che guadagnano gli altri concittadini europei negli altri stati. Questo non è possibile. Cioè, non è possibile che si è cercato sempre di cercare di uscire da una crisi, da un debito, da un deficit, sempre pesando sulle solite persone. Il terzo punto, che per noi è fondamentale, per questo non siamo totalmente contrari quando avvengono gli interventi che danneggiano il reddito disponibile delle persone, quindi il sistema di tassazione sul reddito, la terza categoria che va tutelata sono i consumatori. Ma la crisi, secondo noi, come la si poteva affrontare? Questa è una cosa molto semplice, perché si studia all'università ed è scritto tutti quanti i libri di economia politica. Cioè, tu in un momento di crisi è il momento in cui non puoi aumentare le tasse, cioè non puoi aumentare la pressione fiscale. Cioè, tu in un momento di crisi devi cercare di creare delle politiche affinché il reddito disponibile delle persone, quindi le buste paga o comunque il reddito di impresa, deve aumentare.
Cioè tu devi alleggerirlo dalle tasse, perché solo facendo ciò porti la gente ancora a consumare, cioè a mantenere i propri standard di qualità di consumo. Questo non è stato fatto nel nostro paese, cioè non è stato fatto, non è stata presa, intrapresa nessuna iniziativa in tal senso. L'altro punto fondamentale, e poi passiamo a quello che vi ho detto prima, è che ce ne parla sempre. Ne parliamo come palla al piede del nostro paese, ma poi nessuno prende una vera iniziativa forte. E immaginate quindi che presa in giro che abbiamo nei nostri confronti almeno dall'inizio della Seconda Repubblica, perché se comunque abbiamo imputato il problema del debito pubblico alla Prima Repubblica, è anche vero che la Seconda Repubblica, che è partita nel 94, siamo arrivati adesso nel 2013, sono passati 19 anni, non c'è stato mai un intervento vero, massiccio. Se concordiamo tutti che la palla al piede italiano, cioè quando nasce un bambino e nasce con 30.000 euro di debito, solo che è venuto al mondo, cioè se questo veramente lo riteniamo il problema importante nel nostro paese, perché questo debito pubblico ci blocca 83 miliardi di euro ogni anno, cioè noi andiamo a versare le tasse al nostro paese, sappiamo che 83 miliardi di tasse che noi andiamo a versare, lo Stato non è che poi le utilizza per i servizi o le utilizza per gli investimenti, questi lo Stato prende e li ridà indietro sempre per ripagare il debito pubblico. Questa è una zavorra importantissima, cioè se noi facciamo manovre economiche e chiedono a noi dei sacrifici, dove con queste manovre economiche che sono fatte a volte da 10, da 15 miliardi, immaginate solamente 83 ogni anno vengono fuori col debito pubblico. Su questo noi abbiamo espresso un punto fondamentale, abbiamo espresso una linea chiara e l'abbiamo esplicitata. Il professor Samuele, se voi andate sul sito del movimento politico, dice chiaramente che 1.000 miliardi, di cui 2.000 di debito, devono sparire nel corso di un anno, devono sparire con delle scelte forti. La prima scelta forte è che, raccontando la verità ai cittadini, a volte qualcuno lo vede scritto su qualche, diciamo così, rivista che sembra quasi che ci prende in giro, perché c'è il pazzo che si alza e dice che è strano che in Italia paghiamo ancora il diritto di signoraggio alle banche, alla Banca d'Italia, quando la Banca d'Italia è al 100% di proprietà delle banche private italiane. Quindi il professor Samuele dice, essendo ormai la Banca d'Italia una banca privata, perché la nostra banca pubblica è la Banca Centrale Europea, non si capisce perché la Banca d'Italia deve detenere e quindi far fruttare al suo interno la riserva aurea a beneficio degli azionisti della Banca d'Italia, che sono sempre le banche private. Dice almeno 250 miliardi tra tutti quelli che sono accantonati lì devono essere eliminati e devono andare in modo secco a decurtazione di 250 miliardi del debito pubblico. Cioè non dobbiamo andare a prelevare i soldi con le tasse dei cittadini inventandoci l'IMU sulla prima casa, non dobbiamo inventarci l'aumento dell'IVA, cioè il debito pubblico si deve abbattere, perché noi andiamo a decurtare 250 milioni da lì. L'altro grande paradosso italiano, dove noi prevediamo di recuperare 300 miliardi subito si intende nel corso di un anno, perché va fatta una norma, questa norma deve passare, immaginate i poteri forti che faranno le opposizioni, le barricate, cercheranno di comprare tutti i deputati possibili e immaginabili. Un altro paradosso è sempre il sistema bancario italiano, che vive silenzioso, ma in realtà è un sistema in questo momento per i vertici, non parlo degli impiegati di banca o delle agenzie bancarie, io sto parlando dei vertici, un sistema che è quasi, diciamo così, parassitario. Immaginate che nel 92 interviene la legge Ciampi, che trasforma quelle che prima erano le banche private, le banche pubbliche, trasforma il servizio bancario in un servizio privato che poteva essere messo in campo da società di credito, vi ricordate, o società di scambio immobiliare, le vecchie IMI. Previsto questo, sapete qual è stata la reazione delle banche pubbliche? Come si sono organizzati i potentati che gestivano le grandi banche? E abbiamo visto qualche film e fiction l'anno scorso anche in televisione, la storia del Banco di Roma e altro. Come si sono organizzati? Hanno detto, va bene, però siccome noi abbiamo questo patrimonio che è pubblico, ma il patrimonio, sapete, il patrimonio che sta a Roma, la Cassa di Risparmio di Roma, è dei romani, e quindi di chi abita nel Roma, al massimo chi abita nel Lazio. E beh, il patrimonio
della Calibro, beh, ma il patrimonio della Calibro è il patrimonio dei torinesi, cioè di chi comunque è piemontese, uguale ve lo potrei raccontare per tutte le altre banche che erano banche locali, che erano banche pubbliche. Il problema è che se andiamo a finire così, non per scherzo, ma veramente diventiamo una repubblica di quelle che abbiamo conosciuto o in Africa o in Sud America, quando il Sud America non era civile ma viveva sotto regimi di dittatura. E questa è una cosa semplicissima, ma come si può pensare che poche persone detengono, cioè che il 10% della popolazione detiene l'80% del reddito di tutto quanto il sistema? Cioè questa è una cosa che è inaccettabile da questo punto di vista. Io ho fatto la scelta di schierarmi quindi in questo movimento, di ritirare la mia candidatura delle primarie, che erano in corso alle primarie proprio perché volevo un cambiamento, e ho fatto richiesta esplicita al partito di candidarmi alla Camera dei Deputati. Quindi io metterò denaro, impegno, passione, farò il passo, poi non so se avrò la certezza di riuscire. Di conseguenza farò una scommessa, cioè cercherò di portare avanti una cosa che comunque comporterà un dispendio, ma non una certezza di risultato. Però ritengo che dopo aver costruito, diciamo così, la mia formazione personale, dopo aver costruito una mia professione, io oggi faccio il manager per 2 aziende private e quindi sono riuscito da un certo punto di vista a ottenere dei risultati utili, forti e di conseguenza mi ritengo una persona capace e competente, sono disponibile per il mio paese anche a rischiare. E io sta cosa la faccio perché ci credo. Chi mi conosce bene in modo un po' più intimo sa che che le mie parole sono parole sincere, sono parole che sento apertamente. Io, pur avendo forse la possibilità di farmi gli affari miei in tante circostanze, ho sempre preferito cercare di fare battaglie di giustizia o battaglie in favore di giuste richieste che mi provenivano da amici, o giuste richieste che mi venivano neanche da amici, da persone che sconosciute portate da amici, che mi segnalavano cose importanti. Cioè, per me le cose importanti sono quando una persona vuole tutelare il frutto del proprio lavoro, cioè il lavoro è dignità. Quindi se una persona non ha la possibilità, secondo me, di proteggere il proprio lavoro, perché in questo momento lo Stato non ti permette ciò, è il momento che qualcuno che ritiene di avere il coraggio, che ritiene di avere le competenze, che ritiene di avere questo spirito di servizio forte, e questo deve scendere in campo, cioè si deve dare da fare, cioè deve giocarsela e deve veramente cercare di cambiare le cose. Questo non significa che se non ci riesce è finito il mondo, però dico, i parlamentari della Seconda Repubblica, secondo me quello che gli è mancato è proprio la coscienza, cioè il pensiero di dire: io sono lì, e se sono lì perché sono caricato della responsabilità della vita di bambini, di donne, di anziani, cioè io sono responsabile di questa cosa. Cioè se io non aggiusto il mio paese, se io non lo faccio funzionare, non lo metto in ordine, cioè io sono responsabile. Se delle persone si suicidano perché non riescono più a dare il pane ai propri figli, io sono responsabile. Cioè se porto delle persone a fare dei gesti folli, a rubare cibo nei supermercati per portare il cibo a casa, io sono responsabile. Perché poi alla fine ognuno deve sopravvivere. Il diritto alla sopravvivenza e alla dignità è un diritto che non c'è legge che può fermarlo. Non c'è legge, non c'è poliziotto, non c'è magistrato, non ci sta nessuno. Perché la sopravvivenza e la dignità non esiste, cioè sono seconde solo a Dio per chi ci crede. Non deve esistere una legge dello Stato che viola uno di questi due principi. Questa è una cosa fondamentale, una cosa che chi sta accanto a me la deve condividere, perché per me questo è un punto di non ritorno, è un punto dal quale noi non possiamo assolutamente prendere distanza. Se a fronte a te hai una persona che ha bisogno, nelle tue possibilità, tu devi fare un gesto per aiutarlo. Poi i gesti di ognuno sono calibrati rispetto all'autorità, al peso, alla possibilità e alla responsabilità che hai. Ma un gesto nei confronti di chi ha bisogno va sempre messo in pratica. Questo è il discorso.
Domande. Allora, una domanda. Io voglio dire così. Il potere è sempre stato un potere economico. Allora, il punto è questo, cioè la domanda è questa. Come fare a superare le lobby? E in particolare, per poter fare un programma, cioè un progetto, perché quello da cui stiamo partendo noi oggi è un progetto. Allora, qualunque progetto può avere molte prospettive interessanti e anche valide, anche dal punto di vista sociale, ma perché il progetto possa essere considerato valido, soprattutto in un mondo come questo dove la storia economica, la storia è sempre stata storia economica e qui a maggior ragione in questo momento si parla di storia finanziaria e economica. Allora, un progetto che può avere tante prospettive valide, validissime, come ha sottolineato lei, deve avere un programma economico. Perché io devo poter dire, ed è quello che in pratica ci chiede la comunità europea. Se io voglio chiedere un finanziamento dall'Unione Europea, l'Unione Europea dice va bene, tu vuoi costruire una fabbrica, benissimo, vuoi costruire che produce questo, allora mi devi fare un progetto dettagliato in cui dice ci vogliono tante sedie, tanti tavoli, tanto ogni tavolo costa così, ogni sedia è così. Più il programma è dettagliato in particolare dal punto di vista economico-finanziario, più viene preso come un programma serio, valido. Allora io chiedo, che tipo di progetto, dietro questo progetto politico, che tipo di programma finanziario c'è? E perché se la storia è storia economica, cioè se io riesco a muovere, a spostare determinate cose, a ottenere determinati successi, perché riesco a coltivare gli interessi anche economici dei singoli, delle lobby, delle varie lobby, eccetera? E pensiamo a un Berlusconi, che tutto sommato aveva un grosso patrimonio dietro le spalle. E nonostante questo non è riuscito a scardinare determinate lobby, determinate situazioni. Perché? Perché i singoli interessi erano troppo importanti per le singole persone, perché potessero dare credito a quello che lui voleva raggiungere, eppure erano mete buone. Perché oggi che si parla tanto male dappertutto di Berlusconi, c'è da dire, ma in fondo che cosa ha fatto di male? No? La domanda è proprio questa, ma questo che sembra oggi un demone che dà fastidio. Dà fastidio perché è temuto e che forse perché non l'ha fatto. Ma perché ha solo fatto chiacchiere. Allora io voglio dire, e ritorno al punto, un progetto valido come questo che lei ha esposto, ed è estremamente valido, quale, perché si possa avere una credibilità valida, che programma finanziario dietro ha? Allora, c'è un principio di fondo e questo lo troverete all'interno del programma, quindi è detto esplicitamente a tutti quanti, proprio perché su questo ci giochiamo la faccia e quindi è una cosa in cui crediamo. Quello che noi chiediamo anche al sistema lobbistico, come lo chiediamo al sistema imprenditoriale, non è di ostacolarlo, perché per caso se avessimo la mentalità di ostacolare il sistema lobbistico o di ostacolare il sistema imprenditoriale, la ragioneremmo un po' come ragioni sinistri, che per loro l'imprenditore in sé, che è autonomo, che è libero, per loro è comunque un evasore, è comunque uno che si arricchisce alle spalle della società. La nostra mentalità è una mentalità invece di approccio liberale. Io pretendo solamente una cosa da chiunque ha degli interessi economici, che è disponibile a confrontarsi in concorrenza. Uno può avere una buonissima idea, lanciarsi su un buonissimo progetto di carattere, io lo accolgo perché significa che in sé c'è gente che è pronta a investire, c'è gente che è pronta quindi, dopo che ha investito, a assumere persone, costruire quindi ricchezza, perfetto. Io devo avere il dovere e il compito di metterlo con le leggi in concorrenza, non ostacolarlo con la burocrazia, ma devo metterlo nelle condizioni di fare concorrenza. Perché la concorrenza cosa realizza? Realizza un rapporto equo tra chi produce e chi consuma. Perché riesce a trovare, la cosa fondamentale, il giusto prezzo di scambio tra chi ha prodotto un qualcosa, che può essere un bene o un servizio, o chi lo ha consumato perché aveva col proprio reddito disponibile la necessità di farlo. Questo è il primo punto. Il secondo punto è questo qui. Noi, con un'ottica liberale, questo lo diciamo con chiarezza all'interno del programma, e quindi parliamo di quello che sicuramente è una politica di carattere finanziario, quindi quello che è i primi punti da mettere in campo per quanto riguarda la finanza e cambiare il sistema della finanza in Italia. Chi è liberale ha un'idea chiara,
che o ha un approccio di carattere americano, dove noi sappiamo che il approccio di carattere americano, ma secondo noi in questo momento è impraticabile in Italia, tu devi rendere pubblico all'esterno quello che guadagni e quello che consumi, perché io dal punto di vista della tassazione colpisco solo quello che è l'eccedenza tra il guadagno e il consumo. Questo lo sentiamo dire, ridire, ripetere quando parliamo del sistema di fatturazione dei professionisti nei confronti delle persone. Dico, ma lì il professionista ti dice io non ti metto l'IVA, cosa vuoi, il 20%, ognuno di noi comincia a ragionare che io preferisco non pagare quel 20%, quindi in realtà non fatturo e sappiamo che crea un euro e crea un problema. Noi la pensiamo diversamente, proprio perché vi ho fatto quegli esempi prima della Svizzera e dell'Austria. Noi abbiamo la convinzione, la certezza, e su questo abbiamo un supporto economico, e su questo loro sono anche disponibili a pagare un problema di aumento di debito pubblico, cioè quello che non ha saputo fare Monti, perché Monti ha messo tasse e poi ci ha fatto pagare un dazio di 220 miliardi di aumento di debito pubblico nel 2012. Allora, se io devo rischiare di pagare un dazio di maggior aumento del debito pubblico, lo faccio facendo una scommessa con gli italiani, cioè quella di dire io dimezzo tutte le aliquote sul reddito. Dimezzando tutte le aliquote sul reddito, io ho un effetto semplicissimo. Io, se avessi la base imponibile che avevo prima, cioè vuol dire la dichiarazione dei redditi, io ho un dimezzamento delle entrate dello Stato. La nostra scommessa è questa: se gli imprenditori che si trovano stavolta in Austria, non più in Italia, anche italiani, si trovano che in Italia c'è il 24% di tassazione e in Svizzera c'è il 25% di tassazione, forse io creo un effetto contrario. Noi siamo dell'idea che non forse in un anno, ma in tre anni, con una liquida fiscale che è la metà di quella che è oggi, raddoppia l'imponibile, raddoppia la quantità di reddito che gli italiani cominciano a ritornare a denunciare. Perché io sono dell'idea, e io non sono d'accordo con la politica che ha fatto Monti e supportato dall'Agenzia delle Entrate e supportato dalla Guardia di Finanza. Sinceramente io vi faccio solo fare un esempio semplicissimo, cioè noi l'abbiamo visto nelle storie, nelle favole che raccontiamo ai bambini. Cioè quando tu c'hai uno stato tiranno, che può essere re o può essere altro, che viene da te e ti preleva più del 70% di quello che tu realizzi e te lascia in mano un pugno di mosche. Ma sinceramente, secondo voi, se uno ha un modo per evadere e quindi non pagare tasse, ma chi è il colpevole? Cioè, se torniamo a quel discorso di prima della sopravvivenza, cioè io devo avere il sistema di tassazione che è dignitoso, e il sistema di tassazione in Italia, per essere dignitoso, deve essere con aliquote esattamente la metà di quelle che ci sono oggi. Ma noi abbiamo questa certezza. La certezza qual è? È che in realtà raddoppierà l'imponibile, non raddoppierà in un anno, può raddoppiare in tre. E in tal caso, se avessi il ben pensante europeo, parliamo della Germania, e sappiamo quello che la Germania fino ad oggi ha cercato di far pagare agli altri stati europei, perché vorrebbe diventare lei la capitale d'Europa e avere intorno a sé stati poveri al quale lanciare ogni tanto qualche sacchetto di denaro. Se pensa che questa strategia, io sono il primo, l'ho scritto sul mio Facebook, ho usato un termine anche volgare proprio perché volevo essere molto incisivo, io dico alla Germania, chi se ne frega, se io ho bisogno per far ripartire il mio paese, quindi di farlo tornare civile, di dimezzare le guide fiscali e quindi rischiare anche in un primo anno di non farcela con quello che è il ritorno del debito, di non farcela, io lo faccio, perché io ho la convinzione, io credo nella capacità dell'italiano, io credo nell'ingegno degli italiani, e siccome io, Stato, credo nel mio popolo, io ho la convinzione che dimezzando le aliquote fiscali, il mio popolo, a questo punto sì controllato con tutti i sistemi possibili e immaginabili, io sono convinto che riesco a raddoppiare quelle che sono le mie entrate. Quindi è chiaro, la nostra idea qual è? È che il reddito non è un male, cioè uno che ha la capacità, o perché lavora tanto come dipendente,
o perché lavora tanto con degli ottimi risultati come imprenditore e produce reddito, quello non è un male, cioè non è quello il bersaglio dello Stato, perché questo è quello che è diventato oggi, cioè chi lavora tanto o chi produce tanto con degli ottimi risultati è il bersaglio dello Stato, a meno che non faccia parte della casta, della cricca o non faccia parte di tutte quelle attività imprenditoriali che vivono sotto i privilegi, quindi la mancanza di concorrenza, il sistema della sanità. Perché il sistema sanitario in Lombardia funziona e nel Lazio, per esempio, non funziona, tranne alcuni casi? Proprio perché manca la concorrenza, perché io posso anche avere l'ospedale pubblico, ma accanto all'ospedale pubblico io devo avere l'ospedale privato, io devo mettere nelle condizioni il pubblico di concorrere col privato, perché solo in quel caso, nella concorrenza, io le siringhe sono il primo, come direttore generale dell'ospedale pubblico, a cercare di comprarle a 2 centesimi e non a comprarle a 1 euro. Perché se io compro le siringhe a 1 euro, io chiudo in deficit, sono costretto a aumentare il costo dei servizi, addirittura togliere i servizi in ospedale, ho meno utenti cittadini che vanno in ospedale e quindi io quell'ospedale lo porto a chiusura. E solo in quel caso che si determina anche un servizio pubblico che funziona. Che questi venderanno la casa e la svenderanno e sarà il secondo. Su questo significa, santo Dio, che la cassa dei depositi e prestiti, e deve essere chiaro, in un momento in cui uno ha perso il lavoro, o nel momento in cui uno può dimostrare, in quel caso siamo gli uffici pubblici, agenzie di entrate e Befera, in quel caso è utile a noi, dimostra con la certificazione che per lui la formula delle tasse è aumentata così tanto che lui non ce la fa, in quel caso la casa non deve essere venduta. In quel caso arriva la cassa depositi e prestiti che mette l'ipoteca pubblica sulla casa e dà un contributo al cittadino. Cioè lo deve mettere nelle condizioni che non deve vendere. Cioè oggi serve un'ipoteca pubblica sulle prime case, quando queste sono messe a rischio. Posso dirvi che abbiamo visto tanti allevamenti che abbiamo, avremo la possibilità di, con dei gassificatori, di creare dei giacimenti di gas in Italia. Questo non è stato fatto e scelto come politica nazionale. Abbiamo la possibilità, e almeno noi eravamo, e adesso purtroppo non lo siamo più, alla fine degli anni 800, 1800, eravamo il primo paese al mondo per produzione di energia per scambio di calore, quella che viene chiamata geotermica, perché noi abbiamo la fortuna di avere una penisola che per un lungo tratto è formata da ex vulcani. Ne abbiamo anche tanti sotto il mare, sempre nelle acque italiane. Questa energia non è stata per niente sfruttata. Ma perché non è stata sfruttata? Perché purtroppo il sistema dell'energia è sempre stato detenuto in monopoli. Monopoli sul quale viveva la grande esperienza italiana, che erano utili per fare ricerca, ma poi non facevano il passo successivo, cioè è giusto che intervenga forse un grande monopolio di Stato nel sperimentare alcune novità, ma poi una volta identificato che c'è la possibilità di realizzare una fonte di energia rinnovabile a bassi costi, poi la grande azienda pubblica non deve avere surrogarsi il diritto di realizzarla lui e di conseguenza beneficiare lui degli utili di questa realtà. Cioè la grande azienda pubblica dovrebbe dire, se ci sono imprenditori che hanno la disponibilità di entrare nel settore, c'è la possibilità di sfruttare questo settore e quindi di realizzare energia a basso prezzo, quindi a un prezzo minore di quello che oggi viene immesso nel sistema del mercato italiano, ma allo stesso tempo anche creare posti di lavoro. Questo è il primo. Il secondo, che lo possiamo vedere a tratto, diciamo così, a breve percorrenza, ma poi disegniamo la lunga percorrenza, cioè noi non riusciamo a trasportare le nostre merci, sia che le nostre merci sono realizzate in via materiale, ossia che le nostre merci sono realizzate in via immateriale, perché abbiamo, da questo punto di vista, le infrastrutture che non sono legate a quello che può essere un supporto al sistema imprenditoriale. Cioè, quante imprese italiane sono delle eccellenze in vari settori, ma quanto è scarsa la capacità di portare o per il territorio italiano o per il mondo quello che si riesce a realizzare. Lo stesso lo potremmo dire per quelle immateriali, cioè per la banda larga,
che è una cosa di cui ho sentito parlare tanto, ma poi non si è mai realizzata. Cioè noi su queste due grandi battaglie, quindi l'abbattimento del costo dell'energia e sulla possibilità, e quindi il supporto che dovrebbe dare il nostro paese nel dare la possibilità di ritornare eccellenze mondiali, ma anche in fatturati, perché la Francia riesce a entrare in alcuni settori e poi trasformare quei settori che ha in multinazionali, cioè la possibilità che ha di realizzare delle grandi realtà di settore. Guardate quello che abbiamo subito noi nel settore della distribuzione alimentare, no? Si stanno comprando, dopo Parmalat e altre, si stanno comprando pezzi importanti del nostro paese. Ecco, perché noi non abbiamo lo stesso spirito da questo punto di vista? Cioè non c'è la disponibilità. Io mi ricordo quando noi, prima che avvenisse il caso dell'acquisto di Parmalat, Enel forse stava facendo una cosa importante. Aveva scalato Suez, una seconda impresa energetica della Francia, quindi la stava acquistando. Che ha fatto il governo francese? Ha posto il veto e non ci ha permesso di farlo. Invece, quando è stato il momento da parte della Francia di venire a prelevare Parmalat, e sappiamo che Parmalat è comunque un'impresa in positivo, se Parmalat è fallita perché hanno convinto questo imprenditore colpevole, figuriamoci, invece di produrre yogurt, formaggi, latte e derivati, gli hanno detto che lui poteva fare molti più soldi inventandosi delle finte obbligazioni, dei bond, andando a vendere derivati e titoli azionari per il mondo. Cioè, da questo punto di vista, cioè, abbiamo distrutto un patrimonio. E che non vuol dire che non abbiamo capacità come italiani di ricostruirlo, perché c'è Parmalat, ok, ma tutto il mondo ci invidia il nostro settore agroalimentare, tutto il mondo ci invidia la nostra tradizione vinicola e culinaria, cioè dove noi abbiamo dimostrato di essere l'eccellenza mondiale. Ma il problema è che perché non motiviamo gli imprenditori del settore italiano ad andare a aprire il Made in Italy in giro per il mondo, a colonizzare il mondo con quella eccellenza? Invece no, noi lo facciamo realizzare agli altri stranieri che mettono l'insegna Made in Italy in giro per il mondo. E questa è tutta opportunità. Questa è sempre una cosa scritta con chiarezza sui libri di economia internazionale. Finché i confini sono ben delineati e vengono difesi con le armi, tutto quello che succede all'interno del tuo paese, quello succede. Se tu sei un'eccellenza, non sei un'eccellenza e tu non funzioni, comunque tu non rischi che pur facendo degli errori o non avendo un impegno importante, cioè non avendo dei grandi imprenditori, comunque quei settori non vengono intaccati, perché resta sempre un patrimonio del paese, al massimo un patrimonio inespresso, no? Però comunque resta un patrimonio del tuo paese. La cosa chiara che c'è scritto tutti i libri di testo, che quando si sarebbero abbattute le dogane a livello europeo, o quando le dogane si sarebbero abbattute a livello internazionale, no? Gli abbattimenti di tutta una serie una volta di dazi doganali che c'erano con la Cina, con l'India, col Brasile, con tutti questi altri stati, noi avremmo dovuto avere la certezza, e questo avrebbe dovuto fare la politica e le grandi associazioni delle imprese, quindi Confindustria, Confartigianato, Confcommercio e altro, la capacità di capire che se nei settori noi non riuscivamo a primeggiare come capacità di impresa, questi settori sarebbero diventati inefficienti, quello che dicevi tu, avremmo avuto una produttività bassa, e se tu decadi come produttività è chiaro che sul mercato si troverà portato da un altro paese lo stesso identico prodotto ma a un prezzo più concorrenziale, e quindi l'Italia sarebbe uscita da quei settori. Quindi da questo punto di vista è il sale, però la politica industriale non se l'ha fatta. Cioè io potrei parlare a 100 anni, ma mi sembra, secondo voi, no? Ci siamo accorti che lo Stato non è capace di valorizzare i beni architettonici e culturali che abbiamo nella nostra patria, che noi, quella nostra patria, ne deteniamo più del 50% di tutto il mondo. Ma santo Dio, ma cosa ci vuole a determinare il fatto di dire
diamo ai privati la valorizzazione dei nostri beni pubblici, dei nostri beni architettonici, diamo ai privati la possibilità di fare musei, perché il privato quando fa il museo siamo certi del fatto che quello lo fa per guadagnare. Quindi non abbiamo il caso, i casi del Pantheon, dove entra il mondo e non paga un centesimo. Cioè, ma vi sembra una cosa del genere? Se io do in gestione il Pantheon a un privato, innanzitutto quello appena entri ti darà come minimo un libretto elettronico che ti racconta la storia del Pantheon, ti fa tutto un filmato di chi è sepolto lì, la storia di chi è sepolto lì, perché cioè tu quindi lo straniero entra pure pagando 20 euro per andare a vedere il Pantheon, ma quello non solo riesce, ma ci ritorna pure forse la volta dopo che torna in Italia. Allora dico, scusa un secondo, io ti dico, da questo punto di vista, io tanto per farvi un esempio clamoroso, io non ho tempo passato a Pantheon e vedo 100 milioni di stranieri che entrano, io dico, ma porca miseria, io sono andato in America, mi hanno fatto vedere un museo di deficienti, con delle cose veramente inutili, e ho dato 15 dollari per entrare là dentro. Io dico, da questo punto di vista, è chiaro, no? Cioè, lì, perché non c'è produttività? È perché lo gestisce lo Stato. Perché non mi dite che io sfido chiunque di voi che abbia un minimo di capacità di carattere imprenditoriale, ma vi metto a disposizione tutti i quadri di Raffaello e vi dicono costruisci il museo di Raffaello. Roma. Ma noi non abbiamo un museo tipo il museo di New York, dove noi potremmo fare che diciamo per produrre quel museo che si è prodotto a New York davanti a Central Park, il Grand Museum. Gli americani hanno bisogno di parlare della storia di tutti i popoli del mondo, ok? E di descriverli in tutte le fasi della storia. Noi potremmo realizzare lo stesso museo solo parlando dei romani, solo parlando dell'antica Roma, potremmo riprodurre un museo altrettanto grande e immenso. Tanto fa dei piccoli esempi, cioè dei paradossi impressionanti, cioè noi non riusciamo a valorizzarlo. Perché quante pubblicità trovate, per esempio, che vi invitano ad andare ai parchi naturali, riserve naturali italiane, dicendo vieni al parco perché al parco c'è la possibilità di fare ricerca scientifica, c'è la possibilità di passare comunque un'attività turistica o altro. Quanto pubblicizziamo noi i nostri parchi? Guarda quanto pubblicizzano i canadesi i loro parchi. Cioè, è una cosa, no, però per dire, cioè, noi non riusciamo a mettere a reddito, e lo potremmo fare, e anche mantenendolo meglio, una quantità indefinita di patrimonio. E lì la produttività, cioè lì, quelle sono attività produttive, ma finché ce l'ha in mano lo Stato, qual è il ragionamento dello Stato? Chi va a diventare il direttore del parco? No, non dico dall'Abruzzo perché lo conosco, Arturo Diagonale, poi mi sembra di parlare la persona che stimo, no? Però dico, diventi un direttore del parco. Sapete l'unica intenzione, cioè l'unico pensiero di fino ad oggi avuto da parte dei direttori dei parchi? Speriamo che succeda qualcosa, almeno mi arriva un contributo pubblico per fare un lavoro di sistemazione. Cioè quella è l'unica cosa che hanno pensato loro fino ad oggi. Anche quando si tratta delle rovine di Pompei. E lo viene Pompei o altro, cioè l'attesa che hanno questi grandi burocrati o questi manager nominati dallo Stato è l'attesa di trovare dei soldi per fare un lavoro. Cioè non c'è il concetto di dire rendo questa attività produttiva economicamente. Cioè noi che significa che da una parte ogni volta che parliamo di queste cose ci cascano braccia, gambe, testa, ci casca tutto, no? Perché diciamo, porca miseria, non è possibile. Dall'altra io provo a vedere il bicchiere mezzo pieno e dico, cioè immaginate il potenziale che ha l'Italia. Cioè immaginate il potenziale che ha il nostro paese il giorno in cui farà queste cose. Cioè, il giorno che con queste cose, cioè noi dovremmo dire ai tedeschi, oh ci mandate personale perché noi gli italiani siamo occupati tutti. Non ci abbiamo più nessuno qua, tutti lavorano. Quindi voi, casomai che ci avete qualche disoccupato, mandatecelo giù con i tedeschi. Cioè questo sarebbe, ecco, oh, il sogno. Tra 20 anni, cioè il sogno in latino. Noi che diciamo alla Germania, vi diamo una mano, dai, se mi è giù, vi prestiamo qualche miliardo di euro. Una cosa che è pazzesca, facendo riferimento al sistema di competitività, è che in questo momento, e non si capisce perché, in un momento di crisi internazionale,
l'Europa ha deciso di far pagare la crisi ai ceti produttivi. Perché in un momento di crisi come questa, quando il debito pubblico di uno Stato sovrano viene attaccato, si è sempre fatto una cosa semplicissima. Io ho il mio debito pubblico, ti dico chiaramente che lo metto sul mercato al 3-4%, sia che viene Moody's, Standard & Poor's, cioè tutte queste agenzie che intervengono e dicono ma no, ma l'Italia è un paese insicuro, l'Italia, che insicuro significa che noi non restituiamo il debito, questo significa, no, lo spread è arrivato al 5%, quindi si pagherà il 7% e altro. Lo Stato dice, io do il 4%, interessa il prodotto? No? Perfetto, stampo soldi, io il mio debito me lo pago da solo, stampo soldi. Io non mi faccio attaccare. Quello che dicevo prima. Io non mi faccio attaccare. L'errore dell'Europa con lei. Non mi faccio attaccare da società private, che sono questi fondi privati, che vivono della disgrazia dei paesi. Cioè, poi parlano di giustizia, no? E rompo, cioè vengono a puntare il dito a noi, a casa nostra, e ci vengono a dire perché Berlusconi così, ci vengono a puntare il dito perché quel calcio, perché l'imprenditore, perché la soubrette, perché quello che vogliono. Tutti colpevoli quando viene a caso la giustizia, e a volte con colpevolezze morali che non hanno neanche bisogno che la giustizia le indichi. Però sinceramente io dico, un'Europa, se è veramente quell'Europa che non è un'Europa solo burocratica, ma questa Europa dei popoli, quindi il calore, quindi cittadini europei, no? Ci hanno chiesto di chiamarci cittadini europei. Ma se ci sono delle società private che vivono dalla disgrazia dei paesi europei, ma io quasi quasi, cioè, avrei fatto la cosa più semplice del mondo. Cioè io sarei intervenuto con la polizia europea, entrate in quegli uffici, si girate gli uffici di società che speculano sulle disgrazie dicendo voi siete un'attività malavitosa di attacco alla dignità dei popoli. Di conseguenza chiudete. Volete andare? Andate in paesi incivili a fare questa tipo di attività. Voi neanche entrate nelle borse europee o nei mercati finanziari europei a comprare il debito pubblico dei stati europei, perché voi non siete dei fondi che decidete di fare degli investimenti, voi siete dei fondi che, avendo quote di partecipazione nelle società di rating che devono dichiarare se quei fondi sono fondi buoni o non fondi buoni, voi appositamente fate uscire la notizia che quel fondo non è buono a pochi giorni dall'emissione del debito. Perché a voi interessa investire, ma investire a un tasso più alto. Ma questo veramente, cioè, vuol dire che il governo europeo ha partecipato a un'operazione che, siccome non l'ha fatta uno, ma la fanno in due, si chiama associazione a delinquere. Cioè questa è una cosa semplicissima. Cioè questa è un'associazione a delinquere. Allora io faccio salire la culona Merkel a puntare il dito contro il nostro paese? Quando lei è la prima che ha permesso ai fondi speculativi di intervenire e massacrare stati come l'Irlanda, come il Portogallo, come la Spagna, come la Grecia, come l'Italia. Cioè io faccio fare una cosa del genere? Cioè se io volessi veramente sedermi col mio culone sul trono d'Europa, è perché io sono quel padre nobile che ha difeso il popolo europeo. Allora io dico, fossi stata quella che con un intervento ben specifico avessi fatto chiudere tutte queste agenzie di rating o avessi chiuso tutti questi fondi speculativi, adoperandomi di dire, io ti faccio una causa al Tribunale Europeo e dico, tu hai realizzato con insider trading, perché noi, quando accade nel nostro paese con piccole situazioni, noi parliamo quando qualcuno fa degli interventi mandando notizie mendaci in giro per poi fare operazioni finanziarie azionarie a proprio vantaggio, noi interveniamo da quel punto di vista, cioè quello è un reato. Allora com'è possibile che questi fondi speculativi noi gli abbiamo imputato un reato? Cioè il reato di attaccarci da questo punto di vista? Cioè non è voluto fare una causa tale che poi avremmo restituito dicendo che un debito pubblico può essere un tasso medio del 3-4%. Avremmo potuto fare una causa di risarcimento verso i popoli
europei danneggiati da ciò, impressionante. Questi fondi avremmo potuto fargli le sanzioni a livello europeo, dovrebbero dovuto risarcire tutte le eccedenze del tasso di interesse. Ma chi lo può fare questo? Cioè, chi decide di essere il governatore di un popolo, chi decide di essere il governatore di un popolo europeo? Cioè, io decido di essere il primo responsabile del mio popolo, ma non hanno avuto questo atteggiamento. Cioè, questa cosa qua è una cosa grave. Non mi dispiace, perché poi mi sembra che sto a inventare l'acqua calda. Io non mi sto a inventare l'acqua calda, io non sono un genio. Io guardo un problema, metto al primo posto il popolo metto al primo posto, e dopodiché dico, cavolo, da sto punto di vista io devo salvaguardare, come ho detto prima, la dignità e la sopravvivenza. Cioè, non devono esistere queste cose. Invece non esiste questo a livello europeo. Abbiamo la Commissione europea, ma la Commissione europea non fa niente da questo punto di vista. Vengo richiamato giustamente perché il tempo si sta esaurendo. Vai.